Un buongiorno a tutte le mamme che guardano questo video e a tutti i papà che guardano questo video. Sì, perché oggi parliamo di piede torto congenito, una delle patologie ortopediche congenite più importanti, e mi rivolgo soprattutto ai genitori di quei bambini che sono affetti da piede o piedi torti e che dovranno interfacciarsi costantemente con l'ortopedico e naturalmente con il proprio figlio per portare a termine il trattamento. Oggi ti voglio parlare proprio in particolar modo del trattamento, perché è un trattamento che ha eccellenti risultati, ma che richiede una serie di conoscenze che dovete acquisire per poter portarlo a termine nel migliore dei modi. Quindi sigla e andiamo a vedere. Eccoci qua. Allora, mi raccomando, vi chiedo come al solito di iscrivervi e seguirmi nei principali social. Io ho una pagina Facebook, Instagram e un canale Telegram dove potete rimanere sempre aggiornati su tutto quello che propongo e tutto quello che produco. La maggior parte, anzi la totalità, sono contenuti gratuiti. Andiamo alle slide per farvi capire che cos'è il piede torto e come si gestisce. Il piede torto è la più comune malformazione delle ossa e delle articolazioni nei neonati. Ne affetto circa un bambino su 1000. La causa è ancora più o meno sconosciuta, probabilmente è data da un disordine genetico, ma va ancora chiarita. E mi raccomando, mamma e papà, non dovete sentirvi responsabili se vostro figlio ha un piedino o i piedini torti, non dovete avere dei sensi di colpa perché non è il vostro atteggiamento che ne determina la qualità e diciamo, la guarigione. Certo è che il trattamento sarà fondamentale. La probabilità, se avete un figlio con i piedi torti e siete preoccupati e che ha avuto i piedi torti, che è guarito probabilmente da questa patologia e aspetti un bambino o aspettate un bambino o volete un secondo bambino, sappiate che la probabilità di avere un secondo bambino affetto da questa malformazione è circa un trentesimo. Ovviamente è una patologia che, se curata da un esperto del settore, da qualcuno che pratica costantemente questo trattamento, al termine del trattamento il piede sarà sostanzialmente sano, normalmente funzionante, il vostro bambino o la vostra bambina non avrà nessun tipo di handicap e condurrà una vita normale e attiva, praticando qualsiasi sport o qualsiasi attività fisica esso o essa vorrà. La seconda cosa che ti voglio dire è che il trattamento ormai universale nel mondo si chiama trattamento Ponseti, dal nome di Ignacio Ponseti, che è un medico, un ortopedico, è stato un ortopedico spagnolo, un grandissimo ortopedico spagnolo perché è l'inventore di questo metodo e l'ha divulgato in tutto il mondo, ed è sostanzialmente il trattamento accettato come quello più efficace e meno costoso per il trattamento del piede torto, tanto è vero che ha avuto moltissimo successo anche nei paesi con meno possibilità e risorse per diciamo, il trattamento ospedaliero. In cosa consiste questo trattamento? Beh, il piedino si fa sostanzialmente ruotare, perché il piede torto è dato da più componenti sui tre assi dello spazio. Diciamo, il piede viene fatto ruotare come se fosse la chiglia di una nave, dalla posizione patologica alla posizione fisiologica, e questo avviene attraverso delle manipolazioni che farete voi, mamma e papà, al vostro bambino durante l'allattamento, durante il gioco, durante il cambio del pannolino, eccetera, eccetera. E poi queste manipolazioni, che hanno lo scopo piano piano di rilassare la contrattura che è presente a livello tendineo, legamentoso, muscolare, verrà mantenuta e fatta progredire con una serie di gessetti che vedete nella fotografia, dei gessetti che vanno dalla punta del piede all'inguine, sia da una parte, nel caso sia solo da un lato, o da tutte e due le parti, se il piede torto è bilaterale. Questi gessetti verranno cambiati ogni 5-7 giorni, quindi dovrete recarvi in ospedale ogni 5-7 giorni. Il gesso verrà ogni volta ammorbidito in acqua calda, tagliato e poi dopo confezionato un nuovo gesso diciamo, una quantità di volte sufficiente a correggere il piede torto, che può essere un piede torto, diciamo, semplice, o un piede torto o più gessetti, se è un piede torto piuttosto complesso.
Il gessetto quindi serve per mantenere i risultati ottenuti durante la manipolazione, per rilassare i tessuti che risultano pronti, poi per una successiva manipolazione. Quindi vedete come il trattamento è, diciamo, un ping pong tra genitori e ortopedico che confeziona il gessetto. E state tranquilli, il gessetto è molto tollerato dai bambini, voi dovrete avere, vi verranno spiegate delle accortezze per monitorare che il gesso sia sempre integro e per farlo rimanere pulito, asciutto e congruo per la pelle del vostro bambino. Vedere se non sviluppa dei deficit perché il gesso magari è troppo contenitivo oppure perché è troppo grande e quindi non serve a nulla. E alla fine di questo video ti darò il link nella descrizione per scaricarti un PDF in cui potrai diciamo rileggere o leggere tutto quello che ti serve per sapere anche nei dettagli quali sono le caratteristiche e il trattamento del piede torto. In molti casi, alla fine dei gessetti, per completare la correzione della malformazione è necessario un intervento poco invasivo. Che cos'è questo intervento? È sostanzialmente la tenotomia dell'Achilleo, ossia si seziona, si taglia il tendine d'Achille per poter recuperare anche l'ultima componente del piede torto, che è la plantar flessione, recuperare la dorsiflessione, quindi il piede che riesce a venire in su. È un intervento assolutamente poco invasivo, si fa o percutaneo, quindi non si taglia nemmeno, pure il taglietto è grande come diciamo 3-4 mm, in anestesia si fa tendenzialmente in anestesia locale o in anestesia generale in alcuni ospedali, però questa è una scelta anestesiologica, e il bambino non sente ovviamente nessun dolore e ha un recupero pieno nel giro di 2-3 mesi da un punto di vista tendineo. Molti casi di piede torto finiscono con l'interventino al vostro bambino. Dopo la correzione le deformità del piede torto hanno la potenziale possibilità di recidivare, ossia il piede torto può, una volta corretto, può tornare a essere torto. Questo si chiama recidiva. Per evitare le recidive, quindi, si utilizza dopo quindi il ciclo di gessetti e dopo l'eventuale intervento, si utilizza un tutore. Un tutore, ce ne sono diversi tipi, questo è il tutore diciamo più comunemente utilizzato, che è il tutore di Michel Ponseti. È sostanzialmente composto da una barra centrale e due scarpette che vengono ancorate alla barra e mantenute in una posizione, diciamo, i piedi in apertura verso l'esterno. L'utilizzo di questo tutore è efficace per non evitare la recidiva nel 95% dei pazienti, e se viene usato correttamente l'utilizzo del tutore non ritarderà lo sviluppo del bambino, imparerà normalmente a stare seduto, a camminare, a gattonare, eccetera, eccetera. Il bambino lo tollererà benissimo. Come deve essere gestito questo tutore? In genere 23 ore al giorno per almeno 3 mesi, quindi lo si leva solo per fare, diciamo, la pulizia del bambino e tutte le attività, diciamo, che necessita il bambino libero dal tutore, e in seguito, fatto questo periodo di 3 mesi, viene mantenuto durante le ore notturne e il riposino pomeridiano per un periodo che va dai 3 ai 4 anni. Il bambino non, diciamo, crescerà con il tutore in questi anni, non si abituerà assolutamente al tutore e non si lamenterà. Questo avviene in tutti i bambini che lo utilizzano. Ed è efficace, no, come vi dicevo prima, nel 95% dei pazienti. Bene, questo era diciamo le caratteristiche principali del trattamento del piede torto. In descrizione trovi un link per scaricarti il PDF diciamo completo di tutto ciò che devi sapere di come mantenere il gesso, di come tenere monitorato il tuo bambino, di come funzionano le manipolazioni e via dicendo, per la gestione completa del piede torto. Io come al solito ti ringrazio per l'attenzione, ti chiedo un like se ti è piaciuto questo video, se hai dei dubbi o delle domande scrivile pure qua sotto, io cerco di rispondere a tutti, e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!